domenica 17 giugno in diretta dal Palais di Saint Vincent per rappresentarvi la fase finale dei campionati italiani 2017-2018, una grande domenica di biliardo. Tanti incontri vi proporremo sia su Fibis TV sia sulla Rai. Non posso farlo che non in compagnia del mio grande socio Nicola Biondi. Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti i nostri amici appassionatissimi del grande biliardo. Mi è sembrato di vedere un cannibale. Eh sì, sì, si potrebbe anche lanciare questo hashtag, ma uno ve lo dico, se volete interagire con noi su Twitter usate l'hashtag FibisTV per raccontarci i vostri pareri, per darci qualche consiglio, per darci i vostri pronostici, perché no? Beh, sicuramente qua, come ha detto il mio socio, mi è sembrato di vedere un cannibale. Sì, ma i cannibali probabilmente sono due, perché non vi state sbagliando e non ci vedete doppio. Effettivamente, sul lato destro del teleschermo vedete scritto quarta, perché giocano in coppia papà e figlio. Quindi papà Salvatore con Andrea, una coppia assolutamente inedita. Come inedita o perlomeno ritornata è la formula del campionato italiano a coppie, dove i professionisti, anche i primi 8 allora, 6 adesso, possono giocare il campionato italiano, quindi la data degli incontri è stata tarata proprio per permettere anche ai top player, ai migliori 6 italiani, di partecipare anche al campionato a coppie. Sì, trovo questa novità davvero, davvero giusta, Gianluca, perché alla fine era una manifestazione che perdeva i top player italiani. E quindi è stato questo Saint Vincent è stato organizzato di modo che anche loro potessero avere dei giorni di gara per giocare appunto il campionato italiano a coppie. La Eccolo cosa qui, il bella che papà di vedo, quarta. eccolo lì, Salvatore Quarta, originario del Salento, di Carmiano per la precisione. Quarta, per i dati anagrafici, è nato a Nardò, soltanto perché a Carmiano l'ospedale non c'è, però di fatto è di un paese che ha dato i natali anche alla top player per eccellenza, che è Cinzia Ianne. Quindi Carmiano ha i due giocatori più grandi di sempre. Senti, ma secondo te Gianluca, se faccio un giro a Carmiano riesco a tirare i filotti un po' meglio? No. No, perché non è ancora abilitata ai miracoli Ho capito, ho quella capito. località, quindi Vabbè, abbraccio la sconfitta. abbracciamo la sconfitta, socio. La cosa bella è che ho visto nel viso di Quarta una cosa eccezionale: è teso e si vede notevolmente, cioè, e posso capirlo perché giocare con papà Salvatore, che è quello che ha creduto in Andrea Quarta, quello che aveva una sala biliardo dove Andrea ha cominciato a giocare, ha creduto a giusta ragione nel talento E di questo. tra l'altro è colui che collauda la stecca ad Andrea. Quando Andrea deve mettere a posto la La stecca, dà a ci suo padre. pensa papà Salvatore. Sì. Verissimo. Tra Allora, l'altro ieri ho visto il papà di Quarter insieme alla mamma di Andrea, che gli ho anticipato che avrebbero giocato in televisione e gli ho detto, mi raccomando, Salvatore, domani insomma, guida la coppia nel modo in corretto. modo corretto, mi ha detto ci penso io, non ti preoccupare. Se mio figlio non mi dà retta, ha detto lo butto a mare. Lo butto a mare. Ed eccolo qua, papà Salvatore, impegnato in una mezza garuffetta, si rivolge al figlio. Decide di andare sulla lunga di sinistra al volo, intercetta piena la palla avversaria, buona la forza, un buon disimpegno per Salvatore Quarta. Non so quanti anni possa avere il papà di Andrea, ma diciamo che, per essere precisi, ha passato l'adolescenza da qualche tempo. Sì, dovrebbe. Giocano contro una coppia Che si presenta molto bene con piemontese di questo seconde sfondabile. categorie, Bayliss e Mauri del Ghost di Biella, una sala nota ai più perché è stata per tanto tempo
La casa del compianto Gianni Bombardi. È del 43 Salvatore. Quindi marca 75. 75. Insomma, a 75 casomai io ci arrivassi, socio. Non penso di, eh? Chissà se lo faremo. Lo faremo il campionato in coppia, dai. 75 io e tu molto No, più io lo faccio giovane. con mio figlio a quell'età lì. Eh? Spero. No, ti voglio bene anch'io comunque, tranquillo. Insomma, figlio Gianluca, Ti ho già scusa. detto che Lorenzo non si tocca. Non devi dire Allora, niente a Lorenzo ce lo Sbigliardi, ci farai tu pensa con lo mio zio. Oh. ce lo farai tu con mio figlio, allora. Allora, intanto, nell'inquadratura precedente avete potuto notare il colpo d'occhio, eccolo qua, di questo pubblico. Incomincia e vedete sulla destra c'è anche la famiglia quarta. Nicola Biondi vede i fantasmi stamattina. Mi sembrava di aver visto È un la gatto. compagna di quarta, di Andrea. Candela di misura per Una bella Salvatore soluzione. quarta sul largo, sfruttando la posizione del pallino. Si è presentato con una bella palla al volo ad allungare le biglie. Con questa candela di misura giocata dalla parte super giusta. Insomma, se buongiorno si vede dal mattino. E qua questo 3 sponde il pallino un po' ombra, almeno la fa. Allora, parte dal 45, Faccela vedere quindi dall'alto, Mirko. è una palla appena stretta al rosso, dovrebbe battere 19-15, non Per esiste. farla stretta, È un pelissimo. toccarla Cioè, stretta, si no? può andare sul largo, ma insomma, ci si prende più di qualche rischio. E qui realizza un pallino che forse avrebbe rinunciato molto volentieri sia per non rimanere di fisso e sia per non fare entrare in stecca il cannibale che ha un comodo tiro di fisso. Vediamo se gioca ad andare avanti e posizionare angolo angolo. In diagonale, la battente terminerà circa il 10 della sponda corta opposta. Leggermente corto. Leggermente corta, sì, rispetto all'intenzione di Andrea. È una classica figura. Le biglie terminano 10-10 con entrambe con la forza delle corte opposte. Rimasto colpevolmente corto, Andrea. Lo sbaglio è di circa 70 cm, un errore stranissimo per il cannibale. Sfaccio. A disposizione della coppia piemontese, anche se di fatto tanto Piemonte c'è anche nella coppia quarta quarta, perché Andrea da tanto tempo risiede nella periferia sud di Torino, a Moncaglieri. Si consultano i due. Mezza garuffa per Salvatore quarta. Baderà ad allungare la biglia in fondo. Che Ma bella guarda entrata Salvatore. per Salvatore, scoppia il castello su questa garuffa. Favoloso Salvatore quarta. Guarda anche con che maestria ha giocato questo tiro. Ha aumentato la forza e l'effetto per arrivare da un'angolazione diversa E per ritornare verso la sponda e lunga con non la sua biglia. lasciare a sua volta una mezza garuffa. Vabbè, se tira Andrea li fa, se entra suo padre li fa, e chi gli vince a questi? Esatto. E la Gattonero, SPA ha appena aperto i Aperta. cancelli, quindi anche oggi è aperta, domenica. Io avevo dato Sì, non come facciamo ferie, eh. io stamattina in albergo avevo dato subito il mio pronostico, ho detto secondo me il campionato di prima categoria lo vince il Marchi, che ha perso 2-0 Sgridato proprio subito. secco. No, forza Toscana, perché dobbiamo riportare il titolo in Toscana. Quindi abbiamo ancora in pista Galeotti, Galeotto ha vinto? cioè almeno, aspetta, abbiamo Non ancora in l'avevo visto molto bene, Michel. Michel giocava, aveva una partita dura, e poi l'altro era Galeotti. Andrea, Brienz. Brienza, però non diciamo niente. Palla in mano a disposizione di Salvatore quarta. Adesso vi racconto una chicca perché l'ho sentito ieri. Li fa quasi tutti.
96. Cioè, il papà di quarta fa i birilli che noi facciamo in una settimana. Comunque. Fa gli stessi birilli di suo figlio. Allora, adesso ti dico la chicca. Vabbè, Andrea Quarta sappiamo che gioca per la ditta Harmony. La stecca che sta usando Salvatore è la stecca con cui Andrea ha vinto il campionato del mondo. Ed è una cittadina. Ed è una cittadina. Ed è una cittadina. Infatti l'ho sentito parlare con Cittadino dicendogli giocherò con la tua stecca. Sì, sì, l'ho sentito anch'io ieri quando... Sta giocando a media 80 a tiro il papà qua. Però son cose belle. Passaggio difensivo ad allungare la palla avversaria fino a sotto il castello. Rimane leggermente lungo, è un'altra occasione per il papà quarta. Che chiede tutti i tiri ad Andrea. Si stende sul biliardo. Questa raddrizzata di seconda a incandelare, non riesce a incandelare sul filotto, però alla fine mai un passaggio a vuoto anche. Ma sai che io per pensavo, quarta papà adesso quarta papà li danno alle 10:30, mia figlia li guarda sempre. La giornata sarà molto lunga. E guarda, bella garuffa per Bayliss, 40 punti. Obiettivamente non pensavo che giocasse così bene Salvatore. Ma io non l'avevo io mai non visto mai, giocare. Non l'ho mai anch'io. Visto giocare, nemmeno io. Io ho un ricordo del babbo di quarta che ti ricordi in quella, intanto Andrea realizza 20 punti su questa raddrizzata. Ti ricordi che eravamo in Calabria? Ah, che Andrea non era a posto con la stecca, gliela no, do a ma, sì, sì, ma non solo, che ci fu un paio di occasioni contro Belluta, che quarta Andrea fece 10, non riuscì a mettere a posto e suo padre era lì accanto a me che facevo il commento e era di un nervoso perché non aveva messo a posto le biglie e faceva, ma cosa sta tirando? Faceva 10 da per 2. Però faceva 10 dappertutto, rilasciava magari un 10 oppure rimaneva un filo lungo e c'era il papà di quarta che però non lo concepiva. Ho sbagliato una cosa. Andrea me lo dice un mio allievo salentino, Ugo Bartolotti, mi dice che il mondiale non l'ha vinto con la Cittadino ma l'ha vinto con la Joker. Quindi questo... grazie Ugo per la precisazione. Ah, help me, qui... help me. Però se buon ne per potevano Andrea, bere di più. Sì. Praticamente beve due pallini. Sfumatura fortunata per la coppia salentina che trova una steola. Attaccabile comunque con una candela, mantenersi sul giusto lo stretto. E qui se riesce a fare anche un birillo del castello fa una bella messa. Leggermente più corta magari, però... alla fine si nasconde dietro a quel pallino. 20 punti per Mauri. Ma come ha messo bene quel pallino? Per Mauri. Però bisogna arrivarci. Però è distante, da dietro, eh? Bisogna arrivarci da dritti e... di candela, semmai. Non esatto. Si può arrivare di garuffa. La miglior soluzione è arrivarci di garuffa, ma non penso che abbia... No, ce l'ha la battuta per la garuffa. Dall'alto sembrava di no. Andrea gli sta visto il pallino comunque distante dalla palla avversaria, se gli sta consigliando distante ma non distantissimo Gianluca. Non riesco a percepire bene la distanza dalla zimutale, sembra ma. Eccola qua, ma decide di andarci di candela è più difficile mettere il pallino dentro, no, il infatti... castello, infatti cerca di andare a toccarla, si accontenta, non abbiamo visto se ha preso la biglia gialla, no, palla biglia libera. Che il nostro regista ha cambiato telecamera con un secondo di ritardo. L'unico errore fino a che fino adesso l'ha fatto, sì,
però è l'unico errore che ha fatto in questo San Lo Vincent. so, però Mirko Bianchi, Ci aveva insomma, abituato a non fare errori, lo so. è un po' Buon che. per noi che l'arbitro Pastorelli era attentissimo. Vabbè, Mirko, diciamo così, vediamola così, puoi solo migliorare. Sì. 56 Mauri, 56. Sì, per giustamente Mauri. però il nostro regista ci ha fatto notare che avendo noi le spie regia con quattro telecamere più il programma e la diretta, non vederla è un po' da telecronista col cane lupo, insomma, ecco. Vabbè, noi guardiamo No, 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 faccio la per dire. schermata principale. Qui vediamo se Andrea gioca il combination sul pallino dopo aver toccato la sponda lunga. Sentiamo. Andrea, prima di tirare, chiede consiglio al padre. Avete potuto percepire qualcosa? Abbiamo amplificato l'audio ambientale. Eccolo qui, giro e pallino da 4. Bravo Andrea, 48 punti. Io penso che si siano detti che in difetto del pallino sui birilli poteva realizzare il giro. Sì. Scarseggiando probabilmente si è fatto buono anche la possibilità di girone. Che se avesse squarciato, probabilmente avrebbe potuto fare anche il girone da quell'angolazione, difendendo di meno, penso si sia tenuto proprio sul pieno. Certo che questa coppia comunque è una buona coppia, giocano davvero bene i piemontesi Bayliss e Mauri. Sì, soprattutto non si sono fatti impressionare dall'ottimo inizio del padre di Andrea. Ecco, se proprio chi ha commesso qualche sbavatura è più Andrea che suo padre all'inizio. E qui Salvatore ha qualche problemino da risolvere, la strada del 2 a mo' di 3 è probabilmente preclusa dal pallino, a meno che non decida di costruire la traiettoria con tantissimo effetto. Ma vediamo dall'alto. Aspetta. Detto di aumentare l'effetto Eh qua. sì. Vediamo cosa vede. Vede il Di diamante qui. Mancino, no, Di Mancino. Ha cambiato mano. Ha cambiato mano. Ah, non ha rischiato niente, se l'ha toccata lì. Questa qua è la famiglia Robocop. Questa è la Dai, che è famiglia da un altro Robocop. pianeta. Mamma mia. Ma con una naturalezza. Con una nonchalance incredibile. Così. Sembrava No, Cosci. ma la cosa bella è che il papà di quarta sembra che abbia giocato in televisione 42 volte. Proprio bello, tranquillo, sereno. Sì, la famiglia Robocop. Bisogna cambiargli il cognome. Cambiato mano. Ma poi non cambiando neanche i piedi, ha cambiato mano senza aggiustarsi i piedi. Così, facile. Di due, Andrea, corta lunga, probabilmente. No, si era orientato in questo senso. Chiede all'arbitro Pietro Pastorelli di eliminare Intanto un'impurità. leggiamo qualche messaggio di Facebook. Salvatore Pignataro ci saluta sempre. Ha detto che bella emozione vedere padre e figlio giocare insieme. Decisamente. Anche Francesco Bardare è della stessa opinione. La più bella sensazione del biliardo. Buona domenica, vedere giocare padre e figlio insieme. Quarta, si orienta infatti di due, starà sul pieno della palla avversaria per costruire una traiettoria di traversino. Ottimo disimpegno del cannibale. 3,24 contro Dato 2,60. che ci siamo distratti, ce lo fai rivedere questo cambio di mano poi, Mirko, quando c'è un secondo di tempo. Intanto gancio di parabola per Bayliss. Attenzione, Eccolo eccolo qua. qua. Ta. Ah no, ha cambiato piede. Semplicità incredibile.
e gancio per Andrea Quarta, diminuirà la forza. Sta giustamente dalla parte interna, non parte, una steccata proprio limpidissima al Cannibale che non difende, anche se la posizione non è delle più agevoli, con un pallino a ostacolare la strada del girone. Si orienta infatti verso un'esecuzione di giro, tutt'altro che semplice. Non realizza. E quarta va a vedere quanta distanza c'è tra la corta e la biglia avversaria. Vediamo se tira fuori questo sfaccio di colpi in testa a tre corse abbondanti. Colpo in testa, palla praticamente priva d'effetto, appena sfumato sulla sinistra. Prende un velo di rimpallo, vediamo se di americana va dentro lo stesso, la gialla Gli sarebbe ha andata levata, dentro sì, gli ma gli ha era levata levata la la batteria. bianca. Adesso sponda Comunque, biglia, tutto sommato non è andata malissimo alla sì, Andrea è cobra stato nel giusto del pugliese. tiro a tutto biliardo. L'errore in quella posizione sarebbe stato quello di prendere scarsa Sì. la palla avversaria, avrebbe perso irrimediabilmente il controllo delle biglie. Non semplice questo sponde palla, a questa velocità non si fa praticamente mai. Esatto, Si fa così, stretto. non sponde palla quando le biglie nascono così allineate, parallele alla lunga, bisogna diminuire considerevolmente la forza e aumentare l'effetto, esecuzione di velocità di polso, l'unico modo per aprire convenientemente la palla avversaria sui birilli. C'è in pista anche il detentore di questo titolo, uno dei detentori che ha infortuna, che gioca in coppia con De Stefano, non può difendere il titolo con Montereali perché tutti e due appartenenti alla categoria dei nazionali. Giro per quarta, che Salvatore, che Fa il primo errore, dai, primo diciamo, della errore partita. evidente, sì. Mauri allo sfaccio, seconda e terza, vediamo se giocherà a contenere la battente di lunga centro, se giocherà l'incrocio. Ha giocato la stretta addirittura. Questa non era semplice. 52 punti ha fatto, Mauri, 52 punti per 52. Mauri. E le biglie che dopo l'impatto sul pallino terminano tutto Parità. sommato. 3-24 pari, parità. E candela adesso per Andrea. Secondo me non ce l'ha, Non ce l'ha, ma dici? visto la posizione del pallino giocherà il pelo a venire via. Il pallino allarga tantissimo il castello. Pallino in questo caso non gioca molto, però fa un buca Messa buca con le di mani questo una capolavoro di eleganza Andrea Quarta. Tutt'altro incredibile. che scontata questa esecuzione. Bilanciamento delle forze delle biglie ideale. Costringe ad un appoggio quasi obbligato. Anche e l'appoggio a tutti i doppi, ma in genere l'appoggio buca buca. Cela insidie notevoli, anche perché qui si può pagare una sequenza infernale. Vediamo, toccherà la biglia bianca, vediamo come. Guarda, tutto sommato, nell'eventualità, è Poteva una delle andare migliori. molto molto peggio di così. Gioca a fermarsi lì, di seconda. No, gioca la Z, Andrea. Ancora, guarda il controllo della palla battente. Sì, poi un po' di fortuna la gialla va dietro al pallino dopo averlo toccato, però anche qua un'eleganza incredibile da parte di Andrea. Esecuzione senza effetto, lunga lunga centro con la palla battente. Una sensibilità incredibile sia prima con le biglie vicinissime e anche qui biglie vicine è un trattamento ideale per Andrea. Si narra che nel 71 Andrea Quarta sbagliò un trattamento di notte al buio E non stava giocando a e biliardo. non stava giocando a biliardo. Qui questa divisione la prende all'incontrario Baylis e Andrea va a vedersi se riesce a far uscire questo spondabiglia diminuendo la forza, allungando la steccata. Ponte lungo.
No, Ah, si è si è avvitato. avvitata. Questa, Era come l'ha sganciata, era già nel perfetta. virillo. Era perfetta. Si è sentito questo rumore vuoto. Il cosiddetto kick, usando una terminologia dello snooker. Steccata era assolutamente questa. Sì, diminuita Aveva. di forza, lunga, con molto effetto, velocizzata di polso, tutto da libero di testa. Non ha difeso Andrea Quarta. Angolo a disposizione di Bayliss, lo gioca Si di gioca un prima gran in bene. garrofare, capolavoro. Lo gioca davvero un gran bene. 56 punti per lui. Mauri, 52. Guarda, l'avevo visto addirittura 52. più bello. Non so se l'intenzione era proprio questa, perché il passaggio dal pallino è stato millimetrico, con la battente. Sentiamo. Tre sponde di Vado per la calcio. tresponde. Scomodità. Deve alzare tanto il calcio della stecca il papà di Andrea. Quindi con il rischio di parabolare bisogna considerare la battuta. La Se è traiettoria è buona, bisogna corta, vederla deve forza. prendere piena. Sì. Questa forza ha fatto chiudere considerevolmente la traiettoria della palla avversaria. Traversino a disposizione di Bailey. Due passate e mezzo in questa posizione. Palla grossa, lavorata d'effetto. Intercetta la palla scarsa, la forza della contraria diminuisce leggermente, ma le biglie sono state pilotate in difesa nel modo ideale. Al volo di due, Andrea Quarta. Intercetta la palla avversaria da giro rovescio, trova un impatto sul pallino, impatto che non gli consente di pilotare le biglie in difesa. Mauri ha la possibilità di battere un giro. 3,84 a 3,96, ricordiamo la formula del campionato italiano a coppie, si gioca al meglio delle due partite su tre ai 600 punti, quindi una gran bella partita da giocare. Praticamente la nostra formula, socio. 2 su 3 e 600. Sì, infatti, vabbè, si sono voluti iscrivere molti giocatori, però Sì. pronostico abbastanza scontato, Sì. eh. Al totalizzatore come quello dell'Ippica ci danno Alla bassissimo, pari, danno praticamente. praticamente alla pari. 1,20 mi sembra. Sì. Io l'ho detto in pubblico, ma non in telecronaca, lo dico anche in telecronaca in diretta davanti anche a tante persone. Se vinciamo questo campionato a coppie, vado a Torino a piedi. Sì, è una passeggiata, insomma. Tra l'altro l'autostrada, anche se la facessimo in macchina, spenderemo molto perché è il tratto autostradale che costa più di tutto in Italia, sicché meglio Esatto. farlo a piedi, cioè. Sì. Sponde palla con rest. E mediana. Che bravo, Andrea. Quarta, 20. Si riporta avanti la coppia pugliese. Andrea Quarta che esordirà domani alle ore 15, se non sbaglio. O contro Putignano o contro Aniello, lo vedremo poi al termine Del del quarto. quarto di finale che si giocherà stasera, un quarto alle 11, 22 sì, 22:45 prevista la22:45 in diretta. diretta Rai. Tre sponde di calcio per Andrea Quarta. Palla sul largo. Apre le biglie ad occhiale, però. Sì, è partita leggermente corta. Averla presa così fine, diciamo, forse l'ha portato in difesa.
No, sei Sì, d'accordo. sì, sì. Era una diagonale abbastanza semplice da difendere sul largo, diciamo, che tutto sommato ha preso la porzione migliore rispetto all'errore non piccolo. Di forza. Esatto. Allunga in Bravo, anche fondo questo al no, un ottimo tavolo disimpegno. Belis. Passaggio per quarta. Sì, non cercherà il pallino, ma cercherà di nascondersi dietro al pallino. Quindi passando in quella fessura che c'è tra pallino e la sponda corta. Deve bilanciare un attimo le forze, nascono leggermente fuori proporzione le biglie come diagonale. Si la deve correggere un po' di effetto a sinistra. Sì, un po' di effetto e diminuirà probabilmente la forza della palla gialla, a meno che non decida di far correre un filo di più la palla bianca a 10 della corta. Può sembrare. Ah. Batte lo sfaccio. Si poteva tirare molto peggio comunque. 20. 4 lunghe per Andrea Quarta, mano sul Fatto legno. con una semplicità imbarazzante. Questo era tanto brutto, eh. Sì, ci faceva notare il nostro regista che c'è fair play, tra l'altro gli avversari dei quarta segnano i punti della coppia pugliese. 2 a mo' di 3. Io penso che sia un onore per loro potersi affrontare con Andrea e suo padre. Penso che al momento del sorteggio siano stati ben contenti di affrontare 12. Sì, questa anche perché coppia. tutto sommato una coppia di seconde categorie non partecipa con velleità di vittoria ad un campionato italiano di questo livello, ma magari partecipa per incontrare. No? Giocatori quotati, poter imparare qualcosa, quindi poter giocare contro Vediamo, Andrea. alziamo l'audio per sentire, cercare di percepire il dialogo tra la coppia, se ci sarà. Ma senza consigli. E guarda Buono un po'. questo, questo gancio di Leggermente Salvatore, lungo, se leggermente lungo, vogliamo. sì, lascia uno sponda biglia. Però tutto da Anche se, sì. guadagnare, questo sponde biglia. Mano sul legno, ingresso esistente, ma da ricavare. Mezzo effetto sulla destra della palla battente. Non dando tanto effetto, il rischio è quello di saltare poi con la sua in centro. Buon per Però, lui che guarda, è mantiene una difesa diagonale. anche una buona difesa perché la biglia. Lo sponda palla alla milanese, Sì, bravo, bravissimo. eh? Io ho memoria, socio, me lo dicesti una volta quando la tirò Caria. Passaggio Bravo, sì. difensivo per Salvatore. E qui ha dato troppo Troppo effetto. effetto. È andato, è ritornato sulla traiettoria della biglia avversaria, è andato a cercarsela. D'altronde l'effetto lì è un po' tutelante perché hai paura di venire giù dritto verso il filotto. Sì, non è. Infatti Andrea secondo me gli sta dicendo un po' di effetto gli va dato, ma non troppo. E tu gliene hai dato troppo. Mezza garuffa alla battuta Bayliss. Intanto l'autoparlante ha Derby annunciato toscano di un prima derby categoria. toscano e che prime categorie? Brienza Firenze-Pisa. Calcinai, sì. Firenze-Pisa. Un peccato perché una carta ce la giochiamo. Se la vediamo dal lato positivo, almeno uno va avanti. Dai. C'è Sì, a parti sempre un lato invertire. positivo. Il famoso bicchiere mezzo pieno, eh? Belis raddrizzata di seconda e terza. Passa prima la bianca. L'apre troppo.
Ha dato colpo sotto. Qui il segreto di questa esecuzione è mantenere la steccata piattissima. Peccato per loro, perché soprattutto adesso è una situazione di parità. Quando manca 168 punti a entrambe, entra Andrea. E quando entra Andrea suona la drizzata. Filotto piano una passata, e questa è la scelta. Era Mistec Andrea. Mi sono distratto. Filotto piano di una passata. Il pericolo, prendendo la scarsa, di poter rimpallare, deve mantenersi sul grosso della palla avversaria, dando effetto. Qui Salvatore ha fatto l'errore che non doveva fare. C'è rimasto un po' male Salvatore, non ha guardato Andrea. 400. Quando si sbaglia lo sguardo del compagno che ti aveva alzato le antenne dell'attenzione sull'errore, lo fai, tendi a non guardarlo. Faccio di colpo, raddrizzata di colpo in testa. Mauri, 4. Quattro punti li avrebbe strafirmati quarta. Impegnato in un tre sponde di calcio con la palla avversaria sullo stretto del castello. Questa c'è. E quarta, lo centra perfettamente, 36 punti. Quarta, 36. Avanti un tiro la coppia pugliese. Tanto siete in tanti anche su Facebook a seguirci. Vediamo quanti siete su YouTube. La coppia quarta tira, eh? Anche in questa domenica in tarda mattinata. Una domenica di sole almeno qua in Valle d'Aosta, e quindi il fatto che tanti probabilmente avranno portato le nostre immagini e le nostre voci magari anche in piscina, al mare, con i tablet e gli smartphone. E condividete il filmato, chi ci segue tramite Facebook, io lo sto facendo in questo momento. Io mi vergogno, ma non l'avevo fatto. Lo faccio subito anch'io, giuro. Sì, dovrai espiare le tue colpe, Gianluca. Guarda, cambio mano ancora. 5 sponde di sinistro. Andrea gli dice bravo prima che prenda la biglia gialla, e bravo è stato Salvatore di Mancino, 5 sponde. Gli ha detto favoloso, gli ha detto bravo una volta che ha toccato la terza sponda, la biglia bianca. Come sono bellini, cioè. ecco, bellini proprio alla... Sono davvero fantastici, alla Toscana. Diceva il compianto scuro, tu sei proprio bellino. Anzi, dice, lo scuro diceva, tu sei bellino un monte. Oh, tu sei bellino un monte. Cinque sponde anche per Bedis. Questa è stretta, questa non si prende. E sulla punta della stecca di Salvatore quarta la possibilità... In teoria di chiudere. Sì, perché ha tirato una raddrizzata, ha fatto 96, quindi si mantiene la stessa media. Sentiamo il consulto. Sceglie l'Achito, la famiglia quarta. Abbiamo il camera cara, ha detto il nostro regista. Sta
parlato, diciamolo che non me l'ha detto prima no, di è stata la... una tua assoluta iniziativa. Gioca a scendere. E gli è partito l'effetto. L'effetto contro gli è partito perché non ha corso la biglia bianca. 36 punti che portano la famiglia quarta avanti 100 punti con questo pallino. È quasi obbligato per Mauri tirargli il pallino oppure il calcio di traversino. Calcio di traversino, Gianluca. Qualora dovesse centrare i birilli dell'italiano farebbero anche una bella messa. Chiaramente deve essere di misura, passare subito al castello. Sì. Forza leggermente abbondante. Così il rischio è questo, eh? Se ti parte la forza, qui l'errore è grave. 40 centimetri, E anche un po' di più. Andrea, 56 a chiudere, calcio di traversino a tenere. Aia. 20 punti, e se c'è l'angolo arrivo a pallino. Questa partita qua si riapre di colpo, però mi sa che l'angolo, se c'è, è da creare. Bisogna vedere se vede la lunga, la può giocare di passaggio. Vediamola dall'alto. No, sì, no, guarda la lunga. Guarda la lunga. Sì, la scelta è quasi obbligata. La scelta invece gioca a giro. Giro di schiacciata. Giro a tenersi. Un gran bel tiro. Sì, bravo. Chiaramente l'angolo dava la possibilità di costruire una messa feroce qualora si fosse realizzato, chiaramente. Consulto quarta. Non siamo riusciti a comprendere. No, quando sono da questo lato del biliardo si sente peggio. Gli ha detto di giocare il giro rovescio, di dargli bene il colpo in testa. Buona uscita per Salvatore. 508 per la coppia piemontese. 36 a chiudere invece per la coppia salentina. Garuffa. Esaspera troppo l'entrata Belis. Però non penso ci fosse stato tutta questa. Ancora il consulto la coppia quarta. Gli ha detto di dare effetto a sinistra. Capito sinistra, ma avrebbe relativamente poco senso quale effetto a sinistra. Detto, lo gioco d'effetto a destra, ci può essere anche lo sfaccio di effetto a destra. O la sfaccio passante. Esatto. Oppure questo, lo porta verso il pallino, esatto. Bravo Salvatore. Bravo. Scelta d'esperienza. L'effetto è anche quello che lega di più la battente alla sponda, in questo caso. Infatti quando Salvatore ha detto al figlio di questa scelta, Andrea l'ha subito sposata. Gli ha detto vai, va bene. Sponda palla a intestare ad allungare fino a pallino. La gioca molto molto bene. Peccato che gli gira dietro a quel pallino. Sì, sfortunato, anche se rimane in stecca Salvatore. Adesso lo sta marcando. Hai visto come Andrea marca il padre? Non lo molla di un centimetro.
Hanno concordato di andare al volo Questo è anziché strano dire però, eh? Come mai? Non lo so. Però si disimpegna un gran bene. Ma. È lunga? Ma. È lunga, è vero, Gianluca. E sulla punta della stecca un potenziale set point per la coppia piemontese. Qua, se al cuore di diminuire la di forza, tira sul 16 fuori, vanno per terra tutti. Gli è partito l'effetto, troppo effetto a sinistra. Lo fa di terza, vediamo se sbirilla. Aiuto. 76 punti. 76 punti, 6, 5, 84. Sembrava È fosse partita partito a tanto. destra Sì, l'effetto. scusami, a destra. Pensavo che non rientrasse il Gli ha pilota. fatta farla forza. Poi questo video abbiamo visto una leggera pendenzina verso sinistra. Gliel'ha dato più la pendenza e la forza, perché sennò con questo effetto non Se l'avrebbe l'avesse mai fatto. diminuita, sarebbe No, no, con rimasta questo sul effetto 16. Andrea qua deve invertarsi qualcosa, deve tirare fuori il colpo del campione. Meno 16 per la coppia piemontese e 36 per la coppia salentina. al volo è una delle situazioni più facili da salvare. Andrea la intercetta piena Ho preso e uno dei forse peggiori punti. non difenderà. Quando la battente nasce da sotto il castello, la contraria è in una zona intermedia tra l'acchito del pallino e l'acchito della biglia, è praticamente buona tutta la palla. E qui il primo consulto della coppia piemontese, non si sono quasi mai consultati. Sono un po' troppo distanti dalle. Sì, dal nostro Non so microfono ambientale, da dove intercettiamo dalla l'audio telecamera, ambientale, dalla dalla zimutale, zimutale mi Mirko? sembra. Ah, ok. Risponde. Sarebbe carino riuscire a. Ma riesce a potenziarlo un po'? Chiediamo l'impossibile a Mirko Bianchi. E questa c'è. Per un velo non riesce a marcare un birillo dell'italiana. Attenzione, si è attivato Mirko Bianchi. Bricolla per quarta. Metti la 6, Gianluca, la diagonale. Va largo quarta, vediamo la forza. Corto Largo e probabilmente leggermente corto. ma non cortissimo, eh. Dici non la vede, eh? Secondo me no. Niente, No. niente, niente. È un trasponde di calcio sul largo, non è complicatissimo. Qui dipende con che cura si è effettuata la prova a biliardo. Ad affondare. Va con la subiglia molto vicina al castello, però è una gran bella messa. Se prima o quarta si doveva inventare qualcosa, adesso deve Devi tirare tirare la fuori candela. il coniglio dal cilindro. Tirare la candela e sperare di fare 36. Dalla corta mi sembra che nulla ci sia dalla corta Al superiore. volo c'è ancora meno. O Allora. tira Gianluca il calcio di traversino d'effetto a tenere. Proviamo questo nuovo microfono ambientale. La candela Candela veloce, veloce. esatto. La candela veloce. Sto pensando se con la candela veloce si possa far buono anche.
sto pensando, dicevo, secondo la candela veloce si possa far buono qualcos'altro oltre ai birilli subito. 36 a chiudere, quarta. Che va dentro con la sua. Quindi regala il primo set. È stato grosso, si è fatto buono. I 36 subito e anche il ritorno sul castello qualora avesse fatto 20. Sì, secondo me si è preso. Se avesse fatto il birillo da 16 pieno, sì, si sarebbe preso anche il raddoppio la passata successiva. O sul filotto sull'altro 16. Anziché affidarsi a un velo di bilia per sì, dargli tre birilli bianchi o il rosso di strapelo. Sì, perché se fosse stata più interna c'era buona anche la lunga sotto, poteva venire fuori di striscio di nuovo la palla, ma così era troppo aperta la posizione della palla avversaria. Signori, per cortesia. Moltissimo il pubblico assiepato intorno al set televisivo. Vi ricordiamo che dopo questo incontro vi trasmetteremo intorno alle ore 15 la partita valevole per i quarti di finale del tabellone pro tra Pierluigi Sagnella e Daniel Lopez. Andrea di gancio sullo stretto diminuisce la forza. Perfetta. Ottima difesa trasversale, costringerà all'appoggio Mauri. C'è stato un consulto al volo con il suo compagno di coppia e hanno convenuto immediatamente per l'appoggio. Tipica posizione con la palla avversaria a collo quasi intorno al 30. Bene. Sì. Vediamo se c'è un po' di spazio di manovra per Andrea, che forse giocherà lo striscio di passaggio. A passare il castello, a fare lunga lunga con la sua. Secondo me non c'era questa proporzione. Non era bellissimo. No, doveva giocare solo la contraria a questo punto. O sullo stretto. Sullo stretto. Sì. Secondo me era una proporzione. Faccio per Bedis, la prima occasione per i piemontesi. Ha giocato di effetto a rientrare. Lo fa un gran bene, sì. Dalla lunga, un po' rischioso con il pallino, l'ha rispettato in seconda passata. 88 punti, parte bene la coppia piemontese. Diciamo che come scelta non è eccezionale, perché stai tirando mano sul panno con le biglie a 1,5 m, 0 in prima passata, quindi non è proprio il massimo della tattica, però effettivamente se poi si prende così. Si risponde di calcio per Salvatore. Hai sentito? Tira papà, vai tranquillo che così mi concentro anch'io. Divertiti, così mi concentro pure io. Hai pigliato 10 per Frasca. No, l'ho vista peggio. Bravissimo Salvatore. Bravo, 36 punti. Riceve l'applauso anche di Mauri, che batte con la mano sull'angolo del biliardo. Si è scappata leggermente lunga. Sì, io dicevo hai per la forza. Una pressa dal rosso, quindi tutte le forze sono buone quando si realizza il birillo rosso. Bricolla per risposta per Mauri, che sembra un'ovvietà da dire, ma ovvietà non è. Soprattutto per i giocatori meno esperti. Buona questa difesa centrale con il pallino che forse lo difende da una 3 sponde, non da una 2 sponde senza effetto. Infatti il papà di quarta è entrato verso le 2 sponde lisce.
intercetta la palla avversaria, tutto sommato buona l'esecuzione. Sì, era importante prendere Biglia. Striscio di calcio senza effetto per la coppia biellese. Volo dalla lunga, la strada più breve per Salvatore Quarta. Intercetta piena e rimane di fisso Salvatore. Regala 4 punti e fissa adesso per la Coppa Piemontese. Giustra Baldanzi. Migliato 16, Giustra Baldanzi. Finezza Mauri, vediamo se decide di accompagnare tutte e due le biglie sul quadrato inferiore, e così è. Mauri 36, però non riesce a trovare una parificazione accettabile. Traversino per Andrea, che realizza 60 punti e parcheggia la sua biglia nell'angolo. Bravissimo Andrea, ha sfruttato appieno questa occasione. In appoggio Bedis. Decide di attaccare. Non difende. Traversino per Andrea Quarta a girare. Sotto 28 punti la coppia pugliese. Perfetta Andrea questa conclusione di tre passate a ritornare in difesa centrale sulle lunghe opposte. Capolavoro di Andrea Quarta, conclusione tutt'altro che scontata, l'ha fatta in modo esemplare il cannibale. Centottanta a 128. Di due sponde, vediamo se aumenterà la forza o se si accontenterà di portarle verso quel pallino che ha posizionato molto vicino alla sponda corta. Scava benissimo questo ingresso Mauri, realizza 52 punti, Mauri, toglie 52. Di stecca Andrea Quarta ed è parità ai 180. Gira ad andare avanti per Salvatore,
quasi senza effetto, un pelo di effetto a destra. Lo gioca molto bene Salvatore, vediamo se riesce ad ingaruffare anche in difesa. Per pochissimo non trova la difesa, ha fatto il largo del castello. Due biglie terminano la loro corsa entrambe sul lato destro del tavolo, molto più vicino al centro la biglia avversaria, in questo caso per Bedis. Stretta con la scomodità anche del pallino, un tiro tutt'altro che facile, tanto che forse va a scegliere la candela. La tira allo sfaccio, vediamo se passa dal rimpallo. Alla fine una buona conclusione per il piemontese, anche se realizza solo 16 punti. Tre sponde di calcio per quarta, c'è un piccolo ingresso che deve cercare di sfruttare, non la deve prendere assolutamente di due, perché con la forza ridotta fa una bellissima difesa, si è tutelato, ha giocato il massimo ingresso. Di due la poteva prendere, ma non era la forza delle tre sponde, era una forza molto diminuita. Due a scendere per Bedis, che intercetta la palla davanti, rimane in faccia al castello con la biglia di quarta subito sotto, e non sarà un affare questo tiro per la Coppa Piemontese, che perderà il fisso ad andare avanti quarta, lasciare difesa buca a buca. La doveva correggere un po', tanto da non andare verso la buca, ma in difesa semicentrale. Siamo al limite, anche qua un po' di imprecisione per Andrea su questo fisso. Che mi sono perso? Ma non un granché, Gianluca. Un fisso di quarta, non più di tanto. Batte in ritirata Mauri. Andrea quarta, uno sponde biglia, no, ci lascia andare la stecca qui Andrea, seconda e terza, ha giocato veloce dalla lunga il colpo sotto. 32. Ha giocato 32 punti. La chiamata Biliardo 18 per il campionato italiano a coppia, la semifinale Conte Albano in Fortuna De Stefano. Tre sponde di calcio per Bailey, sfila via lungo, non difende, giro o striscio a disposizione di Andrea quarta. Per la seconda opzione, la diagonale del giro era difficile da interpretare come posizione, buona la distribuzione delle forze, buona la difesa,
risponde palla sul largo o gancio per Bayliss. Per Mauri, anzi. Gioca a gancio, sta dalla parte dello sfaccio. Non difende, angolo a disposizione di Andrea Quarta. Perfetta l'esecuzione del Cannibale, punto di palla eccezionale a tutto biliardo, forza diminuita. Biglia battente lasciata praticamente a colla o quasi sulla lunga. Con il pallino ad ostacolare le manovre della coppia biellese. Pallino preclude la strada, o perlomeno ostacolano un poco la strada, sia del 3 che del 5 sponde, e infatti entrambi sembrano orientati per scegliere dalla corta superiore. Resta da decidere la forza. Decide per una forza ad accompagnare le biglie vicino alla sponda corta. Quarta in ricognizione su questa posizione non agevole, più che altro per l'impostazione del corpo, e decide di giocare il fianchetto dalla corta. Non convinto, si rialza, prende tutti i tempi necessari. Il Cannibale rimane sulla decisione originale, ma ancora non è convinto. Sotto lo sguardo attento di papà Salvatore e anche quello degli avversari, cambia idea, quindi cercherà qualcosa con il pallino. Pelo di palla, uscita elegantissima di Andrea Quarta. Pelo di palla passare interno rispetto al castello, nella sua idea anche una potenziale steola. Volendo trovare un difetto, leggermente lunga e possibilità di garuffa. Per la coppia Bayliss-Mauri, intercetta la palla avversaria di prima, poteva essere parte della ragione, impartisce troppo effetto. Concede 4 punti, ma il pallino difende dalla raddrizzata. Quarta, striscio sullo stretto ad aprire le biglie ad occhiale. Con il pallino ad ostacolare la naturale soluzione, o perlomeno a rendere più complicata la naturale soluzione di due sponde veloci, dal lato destro del vostro teleschermo, infatti deve orientarsi da sinistra, con la biglia avversaria più distante, forza decisamente esuberante, buon per lui che non c'è contatto con il pallino, l'avrebbe portato rovinosamente a bere, ma non c'è difesa. Anche se non è una posizione limpidissima di traversino. Vediamo se Quarta lo gioca di colpo in testa a mantenere la battente sulla lunga. In renversé, due passate e mezzo, capolavoro di Andrea Quarta. Una passata e mezzo sulla lunga della bianca e due passate e mezzo è un capolavoro sulla di forza questa esecuzione. Sì. Ha bilanciato una posizione che non era affatto semplice da bilanciare.
No, ma poi far partire le due e mezza, il colpo in testa a due e mezza, mezza ranversé. Esatto. Mamma mia. A volte sembrano esecuzioni adesso banali. No, questa non ha niente di banale. Però è che viste tirare da Andrea tante palle sembrano tanto semplici. No, questa non aveva assolutamente niente di banale. Ti dirò che questa non la, io non l'ho mai tirata. No, cioè nel senso, io non la conoscevo e non la conoscevo con questa forza. Siamo in due, assolutamente. Qui viene fuori un due passate e mezzo abbondanti per Babbo di Andrea, un po' fortunato qua, perché non era sua intenzione andare a prendersi la corta. No, la voleva più scarsa di due passate e mezzo, ma di seconda, chiaramente. Esatto. È venuto fuori di terza. Un po' di fortuna qua per la famiglia quarta. Tra l'altro c'è questo pallino che dà anche fastidio sulle tre sponde, Gianluca. Molto al limite, no, sulle tre sponde, no, forse sulle no. Tre sponde passa, deve battere all'altezza del... Ma però non è che ci passi lontanissimo, eh. Dunque, questa palla qua deve battere a 22, partendo di lì deve battere a 25, non passa facile. Deve toccare a un diamante e mezzo dall'angolo circa. Tre spondesi, esattamente lì, però non abbiamo lo Strator. Lo aspetto a gloria, come si dice. Ma sei sicuro che dovesse battere proprio? Secondo me doveva battere molto più vicino al diamante. Realizza da 36. Dove ha toccato? Me la fai rivedere, Mirko? Ha toccato a 12 della corta, eh. No, quella, la sponda dopo, ecco qua. Ha battuto molto vicino, sì, al diamante. Sì, sì, no, ho valutato male l'uscita io. 15 in seconda. No, no, ho valutato male. Io non amo i diamanti, non li conosco, ma no, partiva il colpo d'occhio mi sembrava con la palla battente che genera dal 40 per gli amanti dei sistemi, il valore che si intercetta sulla sponda lunga è più piccolo di quello della corta di 4-5 punti, dipende dal tenore d'effetto. Ho valutato male l'uscita, infatti ha battuto ben oltre rispetto a dove dicevo io. Divisione. E qui non imprime l'effetto dovuto a destra. Quarta, quindi va di candela dentro al castello. Bisogna convincere il nostro Mirko Bianchi a fornirci lo Strator. Ti divertiresti come un matto, socio. Ma io lo lascerei nelle tue sapienti mani, lo Strator. Allora, ti dico una curiosità. Ero con Carlo a Roma. Carlo ci fa là e mi ha detto, però si vede che te le disegnano dopo. Che te le disegnano dopo. Gli faccio, Carlo, guarda che le faccio a memoria. No, no, non è possibile, te le sistemo al computer. non l'ho trattato benissimo, ti dico la verità. Era convinto che le linee fossero sistemate da un software, è semplicemente una lavagna. Adesso non so come si chiama tecnicamente, si chiama Telestrator, ma tecnicamente non so, una lavagna elettronica forse, Mirko. Sì, cioè non c'è niente di pilotato via software, ecco, non per farmi un complimento. Striscione per Salvatore, scusami, all'altezza, mamma mia! Ma chi ha tirato, padre o figlio? Adesso abbiamo allora capito... Allora ho capito da chi ha imparato lo striscione veloce. Favoloso, Salvatore Quarta, favoloso. Tutto biliardo, scoppia il castello, c'erano 28 metri. Mamma mia, bravo. 5.32 a 2.72. Questa partita si indirizza verso la bella. Qui prende un atomo di bilia. Mauri, 12 punti. Entra Andrea per battere questo angolo. Metti la sfaccio. Tira sfaccio, sì. Ai, l'ha schiacciata giù. Sì. Ecco, questo può essere interessante tecnicamente nel movimento di uscita. Andrea Quarta non ha mantenuto la linea di steccata, ha schiacciato verso il basso, con una steccata discretamente corta ha generato scarto e la palla si è piantata.
vedi come si abbassa con la punta della stecca, la solleva soltanto dopo, la palla dopo aver impattato la corta si addrizza. Ha visto il piccolo gesto di stizza del padre di Quarta che ha scosso la testa, quasi da dire: ma guarda con chi mi tocca giocare in coppia, non mi ha fatto i birilli qua. Gli ho fatto uno striscione da manicomio. Gli ho fatto uno striscione io, arriva lui, tira lo sfaccio e fa zero. Ce lo fai rivedere, Mirko? Come diremmo noi, è arrivato Zorro. Cioè. Si è decisamente inumidito il tavolo, sai? Sì, perché gli stacchi sono un po' più pesanti. Sì. Anche perché nel palè adesso guarda, non so. Guarda, osservate persone. Il padre di Quarta che fa no con la testa ora. Fantastica quella. È bellissimo che sta in scena. Fa 60 punti Quarta sulla biglia libera al tiro precedente, si mette a meno 4 dalla bella, sarà una formalità. Adesso per Quarta realizzare il birillo. Il birillo che gli manca per andare alla bella, con molta semplicità si va alla bella 1-1. Stretta passante per Andrea Quarta, passarci tre volte, non poteva scappare questa chiusura per tutti, figuriamoci per Andrea Quarta. Niente pausa, mi sembra. Pausa che è possibile dopo il secondo set, quindi soltanto in caso di 1-1. Prego. Vi aspettiamo numerosi anche nel pomeriggio, tra due ore circa, dove vi trasmetteremo il primo quarto di finale del tabellone pro che vedrà impegnati Pierluigi Saniella e Daniel Riccardo Lopez. Il vincente di questi due giocatori se la vedrà domani con il bambino, con Matteo Gualemi, non ancora arrivato in valle. Informazioni di servizio ci dicono che arriverà stasera, tarda serata. Dall'altra parte del tabellone invece ci sarà l'incontro tra Michelangelo Agnello e Alberto Putignano, c'è una scommessa in atto tra l'altro. Il vincente se l'andrà a vedere proprio con questo signore che sta tirando adesso, con il Cannibale. Sì, e intanto il nostro regista sta cercando di recuperare le cene che ha perso. Sì. Tanto ce ne deve pagare ancora due, sì che manca ancora una settimana. Sì. Sapevi che a Brescia sono tirati? Sì, a Brescia sono genovesi, non me ne vogliono i genovesi, che però è un detto risaputo. Mirko Bianchi anche le camicie a manica lunga ce le ha cortissime. Raddrizzata per Bedis che intercetta il pallino, questo è un errore abbastanza vistoso, o perlomeno era un'occasione ghiottissima da sfruttare, soprattutto 16. Ad inizio partita. Sabatore va a vedere la distanza dell'avversario dalla corta, per adesso non si consulta con Andrea e prosegue così a disfaccio. Sfaccio di colpi in testa, sta addosso al pallino. Aiuto, buon per lui che regala solo 4 punti alla coppia piemontese. Sempre alla Toscana si dice che se ne poteva bere un cesto qua, sullo scarso, mi raccomando. State nell'errore che ha fatto il figlio prima, cioè quando si batte soprattutto a tutto biliardo. La parte della ragione del tiro, anche se è brutto da dire, è prendere il rimpallo piuttosto che scarseggiare la palla avversaria.
non sempre prenderla scarsa aiuta, come in questo caso. Seconda e terza ad aprire di effetto. Non riesce ad aprire verso il filotto, solo 16 punti. Quindi un po' poca tattica usata da questa coppia. Che è anche un filottino piano. Considerando che entrava... che entrava il cannibale. Filottino piano, no, che non gioca Andrea, la sviluppa seconda e terza. Vediamo se la tiene bassa di forza. No, lo disfaccio. A passare prima con l'avversaria, con la battente, scoppia il castello. 88 punti per Andrea. Sì, sì. Ha tirato fuori anche due birilli dal tavolo. Un piccolo appunto, appunto di tattica, non ce ne voglia la coppia di Biella, dove stare un po' più attenti a chi entra in stecca al tiro dopo, potrebbe essere un'idea. Sì, il birillo è andato fuori perché ha impattato a una velocità siderale sul pallino che era subito sotto il castello. Spieghiamo al nostro regista e anche al pubblico dei non proprio addettissimi ai lavori come funziona lo scambio tra i giocatori. Allora, un giocatore continua a tirare finché l'avversario non realizza punti o finché non concede punti all'avversario. Quindi non c'è alternanza tra i giocatori, non è che giocano un tiro per uno. In questo caso il giocatore rimane in stecca, si dice in termini, finché va, viene tolto di stecca. Esatto. In questo caso Andrea Quarta viene tolto di stecca perché il suo avversario ha realizzato 32 punti ed entra il papà. Qualora il papà non dovesse marcare, rimarrà in stecca Mauri. Sponda palla di effetto buono, di parabola per Salvatore Quarta. Rimane corto. Sfaccio. Ghiotta occasione. Due passate, praticamente proporzione, due passate appena abbondanti, proporzione perfetta. Quindi il dolore è molto, 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 molto grave. Sì. Quarta, 20. Ha bevuto 20, uscirà di stecca, mantiene il turno di gioco il papà di Andrea. Traversino di prima intenzione. Si consultano un po' meno adesso, penso, la famiglia Quarta. Infatti Quarta era un po' stizzito dal fatto che il padre non gli avesse chiesto niente su questa esecuzione. Però prima, se ti ricordi, gli ha detto: guarda, gioca tranquillo perché almeno mi concentro anch'io. Sì, però qui però era da chiamare. Sì, qui quasi tutti i giocatori a qualsiasi livello si sarebbero avvicinati. Un traversino del genere, sì. Una posizione del genere, sì. Infatti Andrea era un po' stizzito, era abbastanza vicino al padre, era un po' stupito che non gli avesse chiesto niente. Sì, perché era tutt'altro che semplice quella posizione, no? Posizione di traversione di mezzo colpo di misura, probabilmente. Si sono consultati tanto nella prima, hanno smesso di parlare nella seconda, ma tanto traversino di seconda 76. Intenzione per Belis che fa 76 punti. Questo non era semplicissimo. No, assolutamente. Bravo, tutt'altro. Bravo davvero. Angolo. A passare il castello per Andrea, qui può fare una messa durissima, poi oltre alla marcatura quel pallino anche in protezione di misurissima, con capolavoro i giri, sì. Andrea Quarta 36 punti, meglio di così era impossibile giocare questo colpo. Si può fare, prendi entrambe le biglie e te le infili in tasca. 180-144. E la bellezza di questa esecuzione, anche per far capire ai giocatori meno esperti la distribuzione delle forze. Qui era chiave questo tipo di forza per condurre le biglie in una buona difesa. Allungandola anche di un diamante, avrebbe comunque realizzato sul castello, ma avrebbe lasciato una risposta sicuramente più agevole di 3 sponde o 5 sponde di calcio. A coppie a biliardo 19, Ortolani Giovanini.
Buono il disimpegno, peccato leggermente lungo. Gira in garuffare per quarta. Ah no, gioca ad andare avanti. No, 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 l'ho vista male. Gioca andare avanti. C'è la bella. Ad andare al 10 della corta con la battente. Bravo Andrea. Impeccabile anche qua. 24 punti. Si rimette sotto al pallino che lo difende dalla garuffa. Capolavoro anche questo. Mandare quarta così sul semplice, sull'impostato, è quasi sempre una sentenza scritta prima. E intanto abbiamo passato i 200 amici che ci stanno seguendo su Facebook, sulla pagina Facebook della Fibis, e siete oltre 700 invece su YouTube, quindi cominciano ad avvicinarsi tanti dei nostri appassionati, ed è bello perché di domenica, con una splendida giornata di sole, probabilmente ci state portando con voi nei vostri smartphone, nei vostri tablet, anche chissà in piscina o in spiaggia. E di questo sicuramente vi ringraziamo. 204 per quarta, 144 per Baylis Mauri. 16. Non sfrutta a dovere questa raddrizzata. E qui torna il consulto. Come dice che va? Non mi piace più. Ma è stigno, no? Come ti senti, papà? Come ti piace di più? Prima a stringere, poi dopo hanno concordato sul taglietto di misura. Taglietto di misura che non produce tanti birilli, ma sicuramente un'ottima difesa. Sto guardando se nel pubblico riesco a scorgere qualche giocatore d'eccellenza, per adesso no. C'è Nicola Consagno, figlio di Giuseppe, fratello di Vincenzo, che era impegnato qua per le prime categorie. 5 di calcio per Mauri. Intercetta il pallino, entra in turno adesso Andrea. Giro ad andare avanti. Riposizionarsi al centro. È ancora perfetto Andrea quarta, che pensavo che la giocasse con un velo di effetto a destra per rallentare la corsa della battente, invece ha preferito, ha diminuito leggermente la forza dell'altra, sì. C'era la possibilità di pagare sponde biglia, certo che Andrea telecomanda la palla battente nell'angolo e qui lo sponde biglia non esce, cioè. No. Anche qua, per dirla simpatica, se io fossi stato uno dei due della coppia, il pallino l'avrei ingoiato piuttosto che farlo. È bello, vedi, nella partita di coppia è bello anche capire l'interpretazione tattica. Anzi, spesso e volentieri è più importante quella che le realizzazioni, che chiaramente ci devono essere. Un'adeguata tattica aiuta. Cosa ci scrivono, socio, su Facebook? Ma ci fa un gran complimento Mario Donizetti, anche troppo, siete la gioia di tutti noi, grazie Nicola e Gianluca. Guarda intanto Salvatore cosa tira fuori, giro di mezzo colpo ad andare in centro, che dire, se non grazie, non... troppo gentili.
uno spettacolo della natura vedere giocare padre e figlio assieme, Franco Baldassarre, siamo d'accordo. Sì. Consulto per la coppia piemontese. Penso abbia... uno dei pochissimi. Sì, Belis abbia consigliato di andare di candela. Anche se... veramente difficile questa, eh? Già toccarla sull'interno sarebbe un buon risultato. Con questa forza prendere questa porzione direi che è l'ideale. Sì. Anche perché è l'unica porzione di fatto che ti salva. Con questa forza sì, assolutamente. Sì, l'alternativa poteva essere una soluzione al volo. Salvatore quarta, 5 sponde di calcio, battuta orientata nell'angolo, aumentata d'effetto. E qui la intercetta di 3 perché non marca bene l'effetto, ma soprattutto tira una forza molto sostenuta. Buon per i quarta che addirittura la rinquarta. Richiama un birillo anche la difesa. Quarta la rinquarta, dopo quarta papà, eh? Quarta papà è bellissimo. Quarta papà è fantastico. Sai, in tante ore di diretta, insomma, ci dobbiamo inventare anche qualcosa. Sì, eh? Sì. Adesso dobbiamo sdoganare. Puoi mettere la sigla dei papà papà anche? Non glielo chiedere che lo fa davvero. 3 di calcio. Non lo possiamo mettere se non ci bannano. È protetto da copyright sicuramente. No, 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 ma perché era venuta fuori bene come... Consulto. Gli ha detto vai in buca con la battente. Se prendi pallino ce lo marchiamo. Non fa una. No, ritorna nel filotto. Ci è rimasto un po' male qua Andrea. Corta non è. 20. Legatissimo Andrea quarta. Al papà. Informiamo i nostri telespettatori che tra poco il nostro mixer audio cesserà di esistere perché Nicola Biondi è intervenuto. Ecco qua io vorrei le camere, bisogna mettere una camera soggettiva. Nicola Biondi è stato redarguito dal nostro regista perché non aveva capito come sistemare i potenziometri del mixer. Gestire anche l'audio ambientale per cercare di capire che Nicola Biondi è un uomo e come tutti gli uomini non sa fare, io compreso, due cose contemporaneamente. Multitasking. L'uomo non me. È un soggetto multitasking. Appena mi si avvicina il multitasking, io cerco di scacciarlo, ma chi affonda la steccata anziché indurirla. Se prende questo livello di rimpallo. Un sorriso di Andrea. Dopo questo filotto del padre. Sta a marcare 8, come dire, ma prendiamoci questi 8 e non commentiamo. Andrea quarta. È molto più teso Salvatore, eh? Eh sì, adesso Salvatore la sta, però gli dà una mano la coppia piemontese che quarta. Gesto di stizza 40. Di Bayliss che regala 40 punti.
Vediamo se qui Andrea va addosso al padre per concordare la scelta. E Ma qua è abbastanza scontata, un giro andare avanti. la ringaruffare. Qui in questo momento il braccio di Salvatore sente la tensione, buon per lui che un po' di fortuna lo accompagna. Alza l'arcata soprasigliare Andrea Quarta. Seguendo solo le gestualità della coppia dei quarti. No, è fantastica questa partita qua, perché oltre a qualche bello spunto tecnico Sta sicuramente. arriva Gianluca. Sì. Arriva di misurissima questa. Bravissimo, sul Bravissimo. rosso. Buon per la coppia salentina che il 16 è cascato, sì. E Forse soprattutto passa la passa, 5. sì. 5 sponde deve battere il 35. 35, sì. Questo numero del rosso l'ho imparato però. Rosso o lo stretto dell'italiana sul battuto, bravo Sosso. Andrea non è convintissimo però di questa 5 sponde, Ma anche perché ce l'ha. Non può eh? Non è sforzare che gli tanto sullo deve stremo, passare un passare un chilometro. chilometro, eh? Sì. Dipende. Allora, il biliardo chiude abbastanza, quindi probabilmente a 35. Sì, un po' di margine ce l'ha, però È vero che sul largo non succede niente, non è che avanzi tantissimo, eh? E l'alternativa soprattutto? è appunto. Quindi Quindi si tira per forza quello, sul largo al limite si beve un 4, sul larghissimo si beve un 4, ma si fa una bella difesa. Infatti 36 andrà via leggermente largo, ma chiude abbastanza bene questo biliardo, quindi bravo. Andrea ricava il rosso. Forse Andrea ha valutato la posizione più problematica del dovuto. No, anche vero che non ha effettuato proprio questa gran prova biliardo qua. Risponde di calcio per Baylis. Questa è stretta. Bellissima. Molto stretta, molto molto stretta. Si è un po' disunita la coppia piemontese, soprattutto Baylis adesso sta facendo qualche errore più del dovuto. Allora, ci può essere stato anche un cambio di resa del tavolo che magari si è indurito un pochino. Sì, però sono errori di qualche centimetro, non Sì. giustificano che sai, ci passi a un velo, puoi dare Quarta, un po' anche 32. la colpa, la tendenza magari di chiudere un po' di più. Sì, hai ragione che qua l'errore è stato È abbastanza notevole. vistoso di un paio di bili, eh. Sì, comunque chiude Sì, in modo chiude un po', però importante. avevi avuto anche l'indirizzo del tiro precedente di quarta, che insomma sì, chiude un po', magari ti tieni leggermente più largo, ma. Sì, insomma, trasponde sullo stretto del castello con un'uscita intorno al 10 da prendere. Tutti gli errori giustificati, ma. Questo un po' meno. Qua un po' di sfortuna per Mauri, che prende una finezza che non l'aiuta a difendere. Quarta, mano sul legno, ma specialità della casa. Quaranta punti diminuisce, Quarta, tiene bassa la 40. forza Andrea. Sì, non gli parte Non gli è partita la il solita steccata steccato. di sempre, però insomma. È anche vero che però Andrea ci ha abituato a Sì. degli standard di steccata che. Sì, è anche vero che, diciamo, secondo me non si è sciolto completamente sia per la tensione, ma sia perché chiaramente ogni tanto fai due tiri, poi stai fermo 5 minuti, non hai il ritmo della Eh sì. partita del singolo, eh.
concordano per la garuffa. Andrea va a controllare la battuta. Oddio. Forza buona. Era un po' teso quarta vedendo questa battuta, eh? Infatti si è spostato immediatamente, l'ha fatto prima contare, no? E poi si è spostato dietro. Per vedere se gli tornava, eh? Classico colpo di tosse provvidenziale. Bravo, bravo. Ah no, l'ho vista migliore. L'ho vista migliore. Mauri, 44. Col birillo di testa ha fatto quasi tutto il filotto, eh. Ce la fai vedere il replay? Sembra che non sia passato. Era da 8 e ha sbrillato 36. Quarta di 2. Bravo Andrea. Bravo. 36 guarda, punti. 36. Eh sì, mio socio occhio di lince. Bricolla sul largo per Bayliss, realizza un pallino. 12. E qui a costo per Salvatore. Che chiede conferma al figlio. Cosa vuol fare il nostro regista? Ci vuol mandare in diretta, lo sai? Sì, eh? E qui la tocca un paio di volte. Anche tre. È tutto sommato. Anche Steola. Mirko Bianchi sta partorendo qualcosa, sì. Sì, sì. Ci sono 5.36, 2.80, Steola. Sotto Steola la coppia piemontese che decide di attaccare, che sfortunati. Guarda, 32. Vediamo se il tiro di chiusura lo batte. Mi sembra difficile papà. Questo, eh. Secondo me glielo fa tirare. Guarda, è andata a vedere. Cosa sta ridendo Andrea? Tira, tira. Adesso glielo fa battere. Se glielo prende viene giù il palco dagli applausi. Mauro, 36. Adesso fisso con appoggio a pallino da 4, eh? Se gli fa bene questo. Sto ridendo Andrea. Non era da battere, eh. Gli avrà detto non era da battere, però te l'ho fatto tirare lo stesso. No, bellissimo, bellissima sta partita. Fisso di misura, appoggio pallino. Corto. Terminerà con ogni probabilità qui. Però una buona prova alla fine per i piemontesi che sono arrivati alla bella e sono tolti questa soddisfazione. Non scappa più. E chiude Andrea quarta. 32. Bazzica. E vince la... Eccolo lì, l'aveva detto e ci ha mandato in diretta. Ciao a tutti. Il nostro regista Mirko Bianchi, dal nostro gabbiotto di commento. Soprattutto ci siamo davvero divertiti a vedere la famiglia quarta. Allora, quarta papà. Vi diamo appuntamento dopo la partita di quarta papà. Vi diamo appuntamento per le ore 15 per l'incontro dei valevole per i quarti di finale del tabellone pro.
tra Pierluigi Saniella e Daniel Lopez. Buon appetito a tutti, buona spiaggia, buona piscina, ovunque voi siate, buona domenica, però risentirci tra poco. Rimanete con noi, da Mirko Bianchi la regia, Nicola Biondi e Gianluca Nascimbene per Fibis TV. Ciao.